sono decisivi, però è importante anche finalizzare questi finanziamenti a dei progetti a forte impatto territoriale, perché poi il finanziamento innanzitutto non è totale, ma è parziale e quindi deve essere agganciato a una programmazione strategica effettiva. Quindi vado a questo punto alla proposta che è stata fatta, diciamo, alle varie proposte. Quello che noi vogliamo è lo sposo in pieno. Un tavolo permanente del turismo che sia agganciato ad un piano regolatore, un piano strategico per il turismo. Sembrano parole forti, ma in realtà è la condizio sine qua non se si vuole fare qualcosa di più. Quello che tutti hanno lamentato in questi anni è una mancata condivisione, partecipazione sulle scelte. Invece, quello che sarà necessario è un tavolo di ascolto e di partecipazione di tutti gli attori protagonisti, tutte le imprese, tutte le associazioni. Mario, è una cosa fondamentale perché le aziende, e in particolar modo parliamo adesso delle aziende turistiche, si lamentano di un fatto, cioè la Regione Lazio li ha tagliati fuori dal processo decisionale. Quindi non soltanto non riescono ad essere parte attiva delle scelte, ma sostanzialmente sono inascoltati. E anche quando si parla di fondi europei, il grido d'allarme che ci viene soprattutto dalle piccole, piccolissime microimprese è che sì, arrivano questi milioni di euro, ma poi il piccolo è completamente fuori da questo processo, perché o sono bandi per grandissime imprese e quindi la piccola impresa non può accedere, oppure si fanno quegli interventi a pioggia, poche migliaia di euro che non risolvono, che non danno vero respiro, che non servono per grandi progetti.